Italiani! Oggi il livello del blastometro è altissimo, Shira. Oggi il livello è veramente incredibilmente alto. Un sacco di avverbi per dire che cosa? Per dire che Ilary Blasi, signore e signori, è passata dall'avere un cinquantina d'anni, una cinquantina d'anni, 40 anni, quello che è, ad averne 17, 16. La maturità è scomparsa così. Così. Ora, ragazzi miei, parliamoci chiaro. Anche il marito si è segato almeno una volta su Ilary Blasi prima di poterla scopare, ok? Una donna stupenda, bellissima, molto simpatica ed anche intelligente, no? Tu che stai facendo bordello? Loro sentono il bordello delle tue zampe. Loro sentono il bordello delle due zampine, perciò o stai buona, ragazzi, non la posso chiudere di là perché non sta bene in questo periodo, perciò sorbitevi il bordello delle zampette di Scilla. Una donna bella, intelligente, ricca, famosa, sposata con una persona altrettanto stimata, si lascia. Si lascia e stravolge se stessa. Si dimostra tale e quale a ogni donna immatura su questo pianeta. Ilary Blasi, signore e signori, che cosa è diventata Ilary Blasi? Vogliamo parlare di cosa è diventata Ilary Blasi? Ilary Blasi è diventata quella famosa per i Rolex, quella che va all'Isola dei Famosi a presentare il programma che da anni presenta, ok? Che da anni guida, da anni porta nelle nostre televisioni con un grande successo, visto il quoziente intellettivo del programma. E fa le battutine a doppio senso su Totti, sfondo velato, le frecciatine. Oh santa Ilary mia, bella mia, ma basta, ma un po' di maturità. Ma io non lo dico per me, non lo dico per Totti, non lo dico per chi ti guarda, ma per i tuoi figli, per quella ritardata di Chanel Totti. Ma ci vuoi avere un minimo di rispetto e di decoro? Ma i panni non si lavano più in casa, fatemi capire. Cioè, ormai uno che si lava il culo lo deve fare su internet, fatemi capire. Lo deve fare in diretta nazionale? Che senso ha? Dopo mesi e mesi che è successo la vostra separazione, tu ancora fai la figura dell'ex di 16 anni che va a dire in giro l'ho lasciato io perché lui è un cattivone. Santa Ilary! Santa Ilary! Stravolta come persona, lasciando stare il fatto che ormai è diventata una come le altre, non è più bella, non è più quella bellezza di un tempo. Cioè, è passata dall'essere una ragazza dalla faccina pulita, capello biondo, snella, fisico stupendo, all'essere la solita donna rifatta. La solita donna rifatta. Noi le MILF le vogliamo nature. Noi le MILF le vogliamo nature. Mi spiace, Ilary. Mi spiace che comunque in questa storia sono partiti tutte e due alla grandissima, eh? Sono partiti tutte e due dimostrando una maturità immensa. E i Rolex? E il fidanzarsi con le coppie più giovani del tuo ex marito o moglie? Perché diciamocelo chiaro, la fidanzata di Totti, quella che insomma Totti si è scopato, e quella che in questo momento sta scopando Ilary, con cui penso sia fidanzata, comunque sono le copie più giovani. Le copie più giovani, ok? Già questo sintomo di grande maturità. Ma adesso le frecciatine, tutto cambia. C'è un nuovo uomo di fianco a me, Enrico Papi. Ma non puoi fare quella battuta lì, non fa ridere. Cioè, mostra quanto sei caduta in basso, bella mia. Sei passata da Totti a Enrico Papi. Non è che me ne vanterei così tanto. Ti fa la sarabanda nella festa. Dell'Isola dei Famosi. Scrivetemi qui sotto nei commenti se volete sentirne parlare. Ma di Ilary Blasi dovevo assolutamente portare un video su Tele 6 Cercate perché ragazzi, si è toccato. Cioè, questa donna, icona sexy, icona di intelligenza, icona di simpaticità, diventa l'ombra di se stessa. L'ombra di se stessa. Una cinquantenne arrapata, ferita,
che cerca di farla pagare al suo ex. Questa è diventata Hilary Blasi, ragazzi. Questa è diventata Hilary Blasi.